un comitato costituzionale per la Siria da formare prima della fine dell'anno e il risultato del summit di Istanbul tra Russia, Turchia e Germania, volto ad arrivare ad una soluzione politica alla guerra in corso da 7 anni nel paese. La Francia, con il presidente Macron, aveva deciso di partecipare solo dopo aver ricevuto certificazioni che non sarebbe stata attaccata la località di Idlib. Il summit fra i presidenti turco Recep Tayyip Erdogan, il russo Vladimir Putin, il francese Emmanuel Macron e la cancelliera tedesca Angela Merkel ha riunito per la prima volta attorno allo stesso tavolo due dei rappresentanti del format di Astana e due dei leader più influenti dell'Unione Europea. Anche se non sembra che i risultati siano stati in linea con le attese. Durante la visita del presidente turco a Berlino, il 28 settembre scorso, Merkel aveva affermato la propria intenzione di partecipare al vertice di Istanbul. Secondo quanto riferito dallo stesso Erdogan, era stata la cancelliera tedesca a chiedere di tenere la riunione quadripartita di Istanbul dopo le elezioni statali avvenute in Baviera lo scorso 14 ottobre.